Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E seguiamo, diciamo così, i lavori prima di preparazione, poi nel merito di questo vertice della NATO a Vilnius, che diciamo così, ci ha riservato una serie di colpi di scena interessanti, a partire da quello che riguarda l'ingresso della Svezia nella NATO, perché il ruolo della Turchia, come sapete, era molto importante, e la richiesta della Turchia di questa sorta di scambio, no? Per cui avrebbe dato il via libera alla Svezia nella NATO se le fosse stato permesso di continuare il suo percorso di ingresso nell'Europa, insomma, ci ha un po' sorpreso. E già ne avevamo commentato un po' ieri, oggi i giornali se ne occupano di più perché, insomma, hanno avuto anche più tempo per ragionarci sopra. In tanti sottolineano, a partire dal Corriere della Sera, ma anche la Repubblica, che ieri c'è stato questo vertice proprio fra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier turco Erdogan. Un'ora almeno di colloqui, con, diciamo così, una sorta di imbarazzo. Se ne parla per esempio sulla Repubblica: la Turchia vuole l'Unione Europea, Meloni da sempre contraria, in imbarazzo con Erdogan, perché Meloni non vedeva di buon occhio l'ingresso della Turchia nell'Europa, ingresso che peraltro sembrava assolutamente archiviato, sembrava una cosa di cui non si parlava più, eccetera eccetera, invece improvvisamente esce fuori. Marta Ottaviani, una delle pochissime che scrive anche, diciamo così, un commento su questa vicenda. Marta, allora partiamo da qui, no? Tu dici, insomma, parli di questo colpo di scena su Avvenire, dove scrivi. Che cosa non ti ha convinto di tutta questa storia? Ma anzitutto non mi convince il fatto che l'Unione Europea per Recep Tayyip Erdogan non è mai, e dico mai, stata prioritaria, nemmeno quando in Turchia c'era tutto questo afflato, parlo degli anni tra il 2002 e il 2010, grosso modo, per l'ingresso. Non è mai stata una priorità, perché quello che Erdogan vuole, e credo sarà quello su cui cercherà di premere alla fine, è la liberalizzazione dei visti e non l'ingresso a pieno titolo, anche perché l'ingresso a pieno titolo obbligherebbe la Turchia a riforme costituzionali che il presidente non vuole fare, perché così perderebbe quei superpoteri che esercita ormai da diverso tempo. Credo che scusa Marta, però questo immagino lo sappiano benissimo anche gli europei, perché come lo sappiamo noi che seguiamo le vicende di Erdogan da tempo, non è esattamente, no, un mistero anche per loro. È curioso che uno faccia uno scambio su una cosa così manifesta, o no? Ma allora, anzitutto, grazie per l'ottimismo nei confronti delle nostre istituzioni europee. Qui ogni tanto qualche dubbio, almeno sul tu capitolo dici, tuo. Battute a parte, io credo che dichiarazione di Erdogan abbia una doppia finalità. Una, sostanzialmente, chiedere il massimo per poi ottenere quello che gli interessa veramente. Quindi partire da un obiettivo assolutamente non realistico per poi portare a casa la liberalizzazione dei visti. E poi, attenzione, può essere usata anche come arma di guerra non lineare, quindi per manipolare in qualche modo, aizzare, come spiego nel mio libro, Brigate Russe, le popolazioni musulmane che si trovano in Europa. Solitamente Erdogan, quando parla di Unione Europea, subito dopo dice: non ci vogliono perché siamo musulmani. Se pensate ai disordini che ci sono stati in Francia di recente, al rogo del Corano in Svezia, è chiaramente tutta una battaglia che Erdogan sta combattendo, da leader che però questa Unione Europea la vuole spaccare e non sicuramente potenziare. Quindi tu dici non si vuole intestare e guidare quel gruppo, l'intenzione è proprio spaccare, entrare e spaccare, il che quindi ci porterebbe a dire che forse sarebbe proprio meglio rigettarla, diciamo così, questa richiesta, però non mi sembra che sia quello che è successo al momento, poi vedremo, ma insomma, no?
Ma allora, anzitutto le dichiarazioni diplomatiche valgono, insomma, quello contano poco, quello che conta è quello che succede all'interno dei palazzi del potere. Mi pare in realtà che la reazione dell'Unione Europea sia stata abbastanza ferma, anche perché non si può fare un baratto di questo genere. Sì, ok, la Svezia è nella NATO, però noi in Unione Europea è una cosa dal punto di vista diplomatico non sostenibile nemmeno per una potenza, una nazione come la Turchia, che ha un modo di intendere le relazioni internazionali tutto suo e dove l'asse di compromesso nel pieno rispetto della tradizione commerciale locale somiglia più a un mercato dei tappeti, e devo dire che purtroppo l'uscita di Erdogan lo conferma. Io ribadisco il fatto che questa dichiarazione sia stata fatta più che altro per scompigliare le carte all'interno dell'Unione Europea, gettare il panico. Erdogan sa perfettamente che dall'altra parte c'è tutta una cordata di leader europei sostanzialmente deboli, soprattutto sulla politica estera, non c'è una politica estera comune. Lui gode la fama di leader assertivo con un grande consenso interno. Recep Tayyip Erdogan è sicuramente l'autocrate più furbo, più intelligente che ci sia in circolazione al momento, sicuramente molto meglio del suo amico Vladimir Putin, ma è un leader che ha potuto fare quello che ha fatto anche perché dall'altra parte c'è una classe dirigente politica europea che non ha ancora ben chiaro il momento storico che stiamo vivendo e che soprattutto sui capitoli di politica estera è spesso spaccata e poco assertiva. Oh, però qualche cosa la porta a casa, o almeno anche qui, i famosi F-16, no? Questi aerei da guerra che lui chiedeva peraltro da tempo che gli Stati Uniti gli vendessero. Io ricordo una cosa che insomma risale ad almeno 2 anni fa, insistenze, no, da parte di Erdogan su questi F-16 che invece non gli venivano venduti, e invece sembrerebbe che a questo punto ha questo via libera. Però tu anche su questo hai delle perplessità. Ho delle perplessità perché la vendita degli F-16 non dipende solo da Biden ma anche dal Congresso, e bisogna vedere appunto come il Congresso americano deciderà di orientarsi in un anno, ricordiamolo, in cui avrà anche altre cose a cui pensare, visto che nel 2024 negli Stati Uniti si vota e c'è anche tutto l'affare Trump che mi pare monopolizzi comprensibilmente l'opinione pubblica americana. E poi c'è anche un'altra questione da tenere in considerazione: vendere gli F-16 alla Turchia vorrebbe dire tirarsi contro la Grecia e la Francia. La Grecia teme che quegli F-16 possano essere utilizzati per altre provocazioni da parte della Turchia, che vuole sostanzialmente una parte delle acque territoriali greche, e insomma rischiamo di avere un est del Mediterraneo da qui ai prossimi 4-5 anni davvero molto movimentato, con anche un nuovo asse tra Turchia ed Egitto che ha solo molti problemi, molti particolari per farci preoccupare. Detto questo, però, appunto, Meloni ieri lo ha incontrato perché, al di là del fatto che lei fosse d'accordo o meno nell'ingresso della Turchia in Europa, e detto che appunto siamo ben lontani ancora da che questo avvenga, noi abbiamo invece bisogno della Turchia e dobbiamo avere delle relazioni, diciamo così, almeno decenti con la Turchia. Ci sono già valutazioni su questo incontro? Non che mi risulti. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi abbiamo bisogno della Turchia, ma dimentichiamo troppo spesso quanto la Turchia abbia bisogno di noi, soprattutto in questo momento in cui si sta allontanando dal suo alleato di convenienza preferenziale che è stata la Russia, con la quale, ricordiamolo, ha fatto anche affari in campo di industrie di difesa, stiamo parlando del secondo esercito della NATO. Quindi va bene l'atteggiamento pragmatico nei confronti della Turchia, come dice qualcuno, però che non sia, per usare un termine tanto caro nell'impero bizantino, un atto di proscunesis, quindi permettere ad Erdogan di fare la parte del più forte anche quando Erdogan non se lo può permettere. Io credo che queste cose siano piuttosto chiare al governo. Vedremo poi cosa succederà nei prossimi mesi. Ricordiamo che la Turchia ha usato spesso i migranti proprio
come arma di guerra non lineare anche qui per mettere zizzania nell'Europa, e ricordiamoci di quando minacciò la Grecia direttamente di aprire la frontiera di terra e quanti problemi ci siano tra le coste turche e le isole greche per questo flusso di migranti che la Turchia dovrebbe trattenere sul suo territorio nazionale, che invece ogni tanto invia in Grecia, sapendo certo. che ovviamente poi per l'Unione Europea sono problemi di vario genere. Ecco, a proposito di migranti, l'altro tema che Meloni sta cercando, diciamo così, di trattare al vertice, anche se non è sicuramente il tema centrale di Vilnius, riguarda proprio la sponda sud del Mediterraneo. C'è chi sostiene che addirittura sia un tema che non rileva a Vilnius in questi giorni. E però lei, almeno a leggere i nostri giornali, di questo sta cercando di parlare. So che tu lo stai seguendo questo vertice, quindi ti chiedo anche lì se sono solo titoli e è solo propaganda, o se qualche cosa invece sta venendo fuori di concreto. È ancora presto per dirlo. Io credo che la Presidente del Consiglio stia usando tutte le occasioni e tutte le frecce al suo arco per rimodellare un problema che è un problema strutturale, non può più essere delegato a un'emergenza che riguarda alcuni paesi e che, sul quale fino a questo momento l'Europa ha avuto una policy assolutamente miope e sbagliata. Stiamo riempiendo di soldi dittatori e stati autocratici di vario genere, quando invece andrebbe studiata una soluzione completamente diversa che ci permetterebbe, tra le altre cose, di studiare un modello di integrazione virtuosa e di essere meno ricattabili. Intanto il Corriere della Sera comunque ci dice che Erdogan ha invitato Meloni in Turchia, quindi che si piacciano o meno, che lo voglia o meno dentro l'Europa. Questo invito c'è stato, vedremo se lo accoglierà. Un'ultima domanda, Marta, prima di salutarci. La Turchia in questi mesi noi ci eravamo abituati a vederla come un paese che stava tentando, diciamo così, una sorta di equidistanza fra l'Ucraina e la Russia, che aveva ambiva, diciamo così, a un ruolo di mediatore. L'aver detto sì alla Svezia e diciamo, aver partecipato a questo vertice della NATO non è piaciuto per niente ieri alla Russia, che ha letto questo vertice davvero in chiave antirussa. Perché Erdogan abdica così, secondo te, a questo ruolo al quale invece sembrava tenere davvero tanto? Ma allora, anzitutto una piccola chiosa sull'invito alla Presidente Meloni. La Turchia non si può permettere di non invitare il Presidente del Consiglio italiano in terra turca. Ci sono oltre 1000 aziende italiane in Turchia, noi per la Turchia siamo importanti. Per tornare alla domanda, ma la Turchia sta rimodellando la sua strategia di politica internazionale, la guerra in Ucraina le ha fatto capire che l'alleanza con Putin sta diventando sempre meno conveniente e sa che in Occidente troverà sempre comunque una porta aperta. Il mio invito ai leader mondiali e insomma anche ai nostri, porta aperta sì, spalancata senza condizioni no. Vedremo se poi questo porterà anche a rinnovare l'accordo sul grano, ma mi sembra di capire che non ci sia più alcuna speranza al momento, vero? Ma dipende perché è molto infastidita, perché è stato bloccato l'export di fertilizzanti, che per lei è importante, ma l'export di grano, peraltro grano espropriato agli ucraini, ricordiamolo, è quasi raddoppiato. E soprattutto Erdogan sa di poter fare questo gioco con la Russia, perché a parte la Cina, che però mantiene tutt'altro tipo di atteggiamento, è l'unico amico che rimane a Putin. E tra le altre cose ricordo che non è la prima volta che Turchia e Russia litigano per poi far pace subito dopo. Se c'è una cosa che caratterizza la politica estera di Erdogan, è una politica estera corsara, assolutamente instabile, portata avanti da un leader che guida un paese che cova sentimenti anti-occidentali, e sto parlando di quel 52% che ha riconfermato Erdogan alla presidenza della Repubblica. Quindi Turchia sì opportunità, Turchia sì partner strategico, Turchia sì, però stiamo attenti. Va bene, e allora su questo alert che ci lasci, io ti ringrazio per essere stata con noi, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito, do la linea ad Andrea Pancani a Coffee Break e noi ci rivediamo invece, se volete, domani mattina. Buona giornata.